Lui no, non sta a sedere, non sta su con la testa, no, non parla, lui non fa niente praticamente. No. Dobbiamo essere noi bravi a capire lui cosa ci vuole comunicare. La storia del piccolo Thomas aveva commosso tutti, il bambino casentinese affetto da una patologia rarissima, dal nome quasi impronunciabile, Pelizaeus Merzbacher. Per lui purtroppo non c'erano cure e dopo aver lottato e provato in tutti i modi a rimanere attaccato alla vita, nella notte è volato in cielo. Marianne e Marco, i suoi genitori, gli sono sempre stati vicino ed erano riusciti a mobilitare la solidarietà dell'intera provincia di Arezzo. Dopo la dura lotta che Thomas ha dovuto affrontare in questi ultimi giorni, ha scritto Marco, il papà, nel gruppo Facebook dedicato a Thomas, il nostro piccolo grande ometto, lottando come un guerriero fino all'ultimo millimetro, stanotte purtroppo non ce l'ha fatta a vincere una battaglia troppo immensamente grande per lui. Ora noi, babbo e mamma, ce lo immaginiamo a lanciarci tanti baci dal cielo. Nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate, tanto che si era reso necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione e terapia intensiva del Maier. Una prova troppo dura anche per lui questa volta. Per noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, anche se per pochi minuti, un dono che non potremo dimenticare facilmente, come i suoi due coraggiosi e straordinari genitori.